Allora, scusate, dato che ci sono dei cittadini presenti che giustamente parlano e riferiscono la situazione di Rialto e oltretutto anche dei consiglieri capitolini ne hanno parlato, anche il consigliere Corsetti, allora è utile magari dare anche qualche chiarimento a riguardo. Allora, innanzitutto mi preme dire questa cosa, che è singolare proprio che il Partito Democratico voglia contribuire a una soluzione di cui che è un problema che è stato proprio creato nei decenni e nei decenni in cui governava. Quindi questo è il primo punto sul quale assolutamente chiediamo come mai c'è stato questo ravvedimento sulla via di Damasco. Frutto di una situazione che non si è regolamentata e se non con la delibera 140 che nei fatti non è stata attuata, se non per la parte che ha imposto agli uffici di eseguire quelle procedure di sgombero che oggi vengono contestate. Allora, per il caso di Rialto non c'entra nulla con le sentenze della Corte dei Conti né con il riordino del patrimonio in concessione. Quello è un immobile che era già stato riacquisito al patrimonio per lo svolgimento di attività istituzionali. Lo sapete bene, se andate sui vostri siti ci sono post di molti anni fa che raccontano la storia di questo immobile. Parliamo quindi della sovrintendenza capitolina, che poi è stato successivamente occupato, è stato successivamente rioccupato, quindi non parliamo assolutamente di sgombero. Andava quindi ripristinata una condizione di legalità per evitare conseguenze penali e civili a carico dell'amministrazione e soprattutto per evitare il perdurare di una situazione di diffusa irregolarità che sopra ho descritto e che abbiamo ereditato da chi oggi pretende di avere la soluzione in tasca. Non accetto assolutamente le recriminazioni riguardo alla tutela. Non accetto assolutamente le recriminazioni riguardo alla tutela invece delle realtà che si trovano all'interno del Rialto, perché confermo a tutte le associazioni, e lo sanno benissimo, che si è aperto un tavolo, questo tavolo di interlocuzione è durato anche diverso tempo ed è stato aperto proprio per un percorso, per attivare un percorso, per trovare delle regole, per tutelare il valore delle attività che all'interno di questo immobile venivano svolte. Questo percorso è stato portato avanti nelle ultime settimane da questa amministrazione e ha trovato esito in un avviso pubblico pubblicato proprio oggi per destinare un immobile confiscato alla criminalità organizzata proprio per sviluppare dei temi di valorizzazione dei beni comuni e dell'acqua pubblica. Questo è quello che noi abbiamo fatto. Quell'immobile purtroppo non poteva essere, quell'immobile non poteva essere utilizzato. Quell'immobile non può, ne abbiamo trovato un altro, abbiamo fatto un avviso e auspichiamo chiaramente che tutte queste associazioni, soprattutto dell'ex Rialto, vi partecipino per confermare la volontà di continuare a svolgere attività importanti per questa città. Grazie.